Benvenuti a tutti al nostro format La legge in famiglia. Oggi parleremo di accordi nelle separazioni e nei divorzi e del caso di Claudio che voleva litigare a tutti i costi e invece poi ha trovato un accordo. Mi raccomando, seguiteci. A tra poco. Viene da noi Claudio che vuole separarsi giudizialmente dalla propria moglie che lo vessa, lo insulta e lo allontana dai suoi figli. Ci chiede quanto tempo dura la giudiziale e se è possibile raggiungere il risultato che lui vuole, cioè un tempo paritetico di frequentazione con i suoi bambini ed un assegno di mantenimento che non lo danneggi economicamente moltissimo. Spieghiamo a Claudio quanto dura la giudiziale, i costi della giudiziale, i tempi che sono minimo di 4 anni in un tribunale come quello di Roma e i costi assai alti per rispettare le 4 fasi del giudizio. Cioè la fase introduttiva, la fase istruttoria, la fase di esame dell'istruttoria e poi la fase anche decisoria della sentenza. Claudio a questo punto è demoralizzato e dice a noi quale possibile alternativa può avere a quella separazione giudiziale che doveva essere l'unica soluzione per ottenere una sua serenità e una sua tranquillità. Anche la casa costituiva per lui un vero problema perché sarebbe dovuto andarsene nonostante fosse stata di sua proprietà. La casa infatti sarebbe rimasta alla moglie con i suoi figli e lui ne avrebbe dovuta trovare un'altra in locazione o comprarla avendone le possibilità. Che cosa poteva succedere con un accordo? Potevamo raggiungere dei risultati diversi e più vantaggiosi per Claudio? Potevamo avere una tempistica che potesse tutelarlo e avvantaggiarlo senza sostare 4 anni in tribunale? Sì, possiamo farlo addirittura in 10 giorni con la negoziazione assistita per poi fare un divorzio dopo solo 6 mesi. La separazione consensuale è un accordo tra due coniugi con o senza figli, in negoziazione assistita solo con gli avvocati oppure in tribunale con il giudice. Cosa dice la legge nelle separazioni consensuali e nei divorzi congiunti? Innanzitutto è importante fare un accordo. L'accordo è il presupposto per raggiungere una separazione consensuale o un divorzio in tempi brevissimi. Questo accordo deve contenere delle condizioni importanti, indefettibili, perché venga omologato dal pubblico ministero e queste condizioni devono riguardare la casa, il mantenimento, un piano di frequentazione per i bambini se ci sono i figli e tutto quello che può riguardare anche gli aspetti patrimoniali. Infatti nelle separazioni e nei divorzi noi possiamo anche cedere quote, trasferire immobili e avere vantaggi fiscali perché tutto è esente in quanto funzionale alla sistemazione del patrimonio familiare. Tutto questo chiaramente, converrete con me, è davvero vantaggioso intanto nella tempistica perché noi possiamo separarci e divorziare addirittura in 10 giorni con una negoziazione assistita, cioè con una separazione condotta solo da 2 avvocati e senza andare in tribunale se non per ottenere l'omologa del pubblico ministero laddove ci siano dei minori o anche laddove sia necessario fare dei trasferimenti patrimoniali. Ed inoltre i costi sono molto ridotti perché 2 avvocati che fanno delle trattative per 3 mesi, che è il minimo della trattativa, sicuramente avranno un compenso inferiore rispetto a sostare in tribunale per molti anni. E poi c'è un enorme vantaggio per i ragazzi e anche per gli stessi coniugi o per le coppie di fatto o anche per le unioni civili. E questo vantaggio è nel raggiungere
raggiungere subito una soluzione alternativa al conflitto, non sostare nel dolore e ricominciare una vita, magari diventando i protagonisti della propria esistenza senza delegare a terzi, cioè ai giudici, le condizioni che poi sono in fondo private e soltanto noi possiamo decidere quali siano le migliori. La promozione del format La legge in famiglia. No, non è una promozione, è un suggerimento. Dunque, che cosa vi posso dire? Seguiteci sul nostro format La legge in famiglia, consultate il nostro sito studiodonne.it, aggiornatevi sui nostri contenuti settimanali e troverete le risposte alle nostre domande e anzi alle vostre domande, direi, lo sapevo che tanto andava così. E poi che altro dirvi? Potete anche chiamarci con delle consulenze online oppure scriverci sulle nostre mail, troverete tutti i nostri contatti sul sito sempre studiodonne.it. E poi non dimentico niente, ah sì, che noi per voi ci siamo sempre.